Siamo qui con gli Ombroso, un gruppo sadico-salutista che suonerà Saronno stasera per l'ultima serata di Banzilla. Siamo qua con Dario. Ciao, ciao a tutti. E con Agostino. Ciao, ciao. In breve, che musica fate, da dove venite e chi siete? Guarda, noi siamo milanesi e facciamo musica nostra, canzoni principalmente, come ci vengono. Molti ci definiscono un pop, musica popolare, canzoni. Ma un pop alla Britney Spears? No, un pop, non saprei nemmeno dirti, canzoni alla, un po' alla Lucio Battisti. Noi non vorremmo essere proprio come Lucio Battisti, anche perché ci piace, ma ci viene così, un rock pop. Io devo dire una cosa, quando mi sono documentata su di voi, mi hanno detto non dirgli che assomigliano a Lucio Battisti perché glielo chiedono sempre. Invece si può dire? Assomigliare a Battisti? No, l'abbiamo ascoltato molto. Poi facciamo robe in modo nostro. Spero che abbiano una loro particolarità, insomma. Allora, le tre differenze fra Battisti e gli Ombroso. Prima di tutto Battisti era uno. Noi siamo un duo, ci presentiamo come duo. Poi siamo lombardi, lui era invece laziale, se non sbaglio. Sì, di Roma, in provincia. Poggio Bustone. Provincia di Roma, no, vabbè, o di quelle parti lì, insomma. E basta. E l'età. Siete molto più giovani. Vabbè, direi di sì. Lui è stato giovane, no? Quando ha fatto musica, anche lui era giovane. Allora bisogna trovare una terza differenza. Ma non parliamo di Battisti, lui sta bene dove sta. Perfetto, tolto Battisti. Non è la prima volta che suonate a Saronno? Perché siete tornati? Perché la nostra agenzia ci ha invitato. No, perché dove ci capita di suonare in questi festival all'aperto, quindi dove ci chiamano, dove torniamo. Vi siete sempre trovati bene qui? Sì, mi ricordo di una data molto bella in questa piazza del mercato, mi dicevi, e anche dopo finita molto bene a suonare fra di noi canzone, soprattutto lui suonava canzoni di Beatles sotto un capannone, mi ricordo, con amici, perché alla fine Saronno è comunque molto vicino a Milano, quindi in questa occasione vengono a trovarci molto amici comunque milanesi. Un quarto d'ora sei qua. È un po' come suonare a Milano, diciamo, Saronno. È quasi in casa, è una trasferta molto piccola. E pezzi nuovi? Programmi nuovi per gli Ombroso? Ci stiamo lavorando, diciamo che ci stiamo lavorando. Niente novità, niente di niente, non ci anticipi nulla? Non si può ancora anticipare niente perché stiamo ancora decidendo cosa fare del nostro futuro. Comunque stiamo lavorando, vorremmo lavorare un nuovo album. Quindi state già scrivendo? Stiamo provinando, diciamo che ci stiamo. Dobbiamo ributtarci in studio e vedere cosa succede fra di noi, soprattutto. Bisogna ritrovare l'amore. C'è già un amore, bisogna ritrovarlo. Bene, altra cosa, nell'ultima intervista tu avevi detto sì al fumo. Stavamo iniziando così questa intervista, no? Un messaggio alla gioventù saronnese. Non fumate, ragazzi. O se volete fumare, prendetevi le vostre responsabilità. Va bene, quoto. E tu un messaggio alla gioventù saronnese? Un messaggio alla gioventù? Gli artisti hanno anche degli obblighi verso la società, no? Noi siamo più scanzonati, diciamo che tendiamo a non dar messaggi, siamo più per... Non è che ci sentiamo come tutti, dai. No, messaggio, divertitevi, fate quello che sentite, insomma, ognuno deve seguire quello che... Un'idea così banale, ma scontata, pure. Va bene, allora adesso vi salutiamo con gli Ombroso, fate un bel saluto alla telecamera. Ciao a tutti, ciao Saronno. Ciao Saronno. Provincia di? Varese. Grazie agli Ombroso. Siamo qui con Omid, che è uno dei musicisti che suonerà stasera alla Banzilla. Omid, parlaci di chi sei. Che domanda esistenzialista, è difficile rispondere a una domanda del genere, no. Sono un ragazzo di Modena, suono da quando sono piccolo e adesso sto portando in giro in tour un EP che ho prodotto a marzo sotto l'etichetta Gestrai e attualmente sono in studio di registrazione a registrare il prossimo disco. Uscita? Dovrebbe uscire ad ottobre. E tre parole per descrivere la tua musica?
Onirica. Una, poi? Basta direi. Ah, riassumiamo tutto con onirica? Sì, direi sia sufficiente. Spero basti. Cosa ci proponi stasera? Stasera sono sul palco da solo e ripropongo i pezzi dell'EP di Linea in elettroacustico. Poi provo per la prima volta a portare fuori i brani del nuovo disco che deve ancora uscire, quindi vedrò un po' la reazione del pubblico, insomma. Ci aspettano dei brani inediti, quindi, perfetto. Senti, abbiamo due gruppi che suonano in due e tu da solo. Cosa ne pensi di questa diminuzione dei membri dei gruppi musicali? C'è la crisi? Sì, forse c'è la crisi. Forse per quello, no? Magari è una tendenza che potrebbe essere quella di una voglia comunque di farlo in due, quindi una tendenza che più in Italia vedo che ultimamente c'è molto. Poi la crisi non è da mettere in disparte anche in questo discorso, perché probabilmente girare con tanti membri risulta difficile per un livello di costi non sostenibili, no, non lo so. E tu perché invece canti da solo? Ma in realtà anche io avevo un duo una volta, e si chiamavano Water in Face. E... attimo di commozione. No, è stata una bella esperienza, il duo è comunque una cosa molto energica e anche più di un power trio secondo me, anche più di un... comunque di un solista, si crea un'energia bipolare ed è tutto molto equilibrato su una tensione perenne, quindi il duo mi piace molto. Io suono da solo attualmente perché sto cercando una mia dimensione, un mio equilibrio, e quindi magari più avanti col disco avrò il piacere eventualmente di uscire con qualcuno e suonare con dei musicisti. Quindi anche tu comunque aspiri a rientrare nel magico mondo dei due? No, ormai il duo ho già avuto l'esperienza, quindi mi piacerebbe avere una dimensione più completa. Qual è il più grande vantaggio proprio come persona? Cioè, nel senso, non devi dividere la birra, ti muovi quando vuoi, il sound check lo fai come cazzo ti pare. Cioè, qual è il più grande vantaggio di essere proprio da solo a livello pratico per te? Ma diciamo che in camerino puoi mangiare quello che ti pare, o non devi aspettare, non devi fare la fila per il bagno, non so, cose del genere. Grazie Omid, ti lasciamo andare in bagno in questo caso. No, beh, non ho già fatto, non ho fretta. Già, non c'era fila. Senti, un saluto ai saronnesi. Ciao Saron, è la prima volta che sono qui, una bella città, è freschina, e speriamo di divertirci stasera. Grazie. Anch'io. Sei bello sciolto? Sì. Vuoi scrocchiare un po' il collo, vuoi riscaldarti? Perfetto. Tu vuoi fare un po' di stretching? Ti schiocca. Come avete capito, siamo qui con gli sportivi, il secondo gruppo di stasera dopo l'apertura del gruppo vincitore del contest di Banzilla. Lo sapevate che voi fate parte del premio di un contest? Ah no, non lo sapevamo. Suonerete con Elton Novara? Siete fieri di suonare con Elton Novara? Sì, certo, mi fa piacere suonare con tutti. Anche non lo conosco Elton Novara, però lo conosceremo. Bene, sono molto disponibili. Per i saronesi che non vi conoscono, chi siete, da dove venite, che musica fate, insomma le solite domande da tema degli elementari. Siamo Nicola Zanetti e Lorenzo Petri, veniamo da Venezia, cioè in provincia di Venezia, Milano, più verso la campagna. Facciamo rock and roll, siamo in due e spingiamo. Spingiamo in palestra anche, sportivi? Piscina, perché andiamo a nuoto e quindi ci stiamo allenando e spingiamo molto anche là, nonostante sia dura comunque superare i nostri compagni di corso. Perché chi sono i vostri compagni di corso, Rosolino? No, andando al mattino andiamo nel corso degli anziani, perché non è che sia riservato agli anziani, però la mattina ci sono solo loro. E però c'è gente che va da 15 anni che sono bravissime. Sono forti. Un commento sugli anziani che vi superano nella piscina. Sono forti,
sono molto forti alcuni. Poi vabbè, ogni tanto il crampo ti permette di raggiungerli, perché soffrono di crampi ogni tanto e allora approfitti della morte degli anziani in piscina per superarli. È l'unico modo per raggiungerli. Bisogna giocare sporco. E quindi stasera avete intenzione di vincere anche sul palco? Ma non è una competizione, con gli altri gruppi, neanche tra di noi, però vogliamo il massimo, come se dovessimo vincere. E invece per quanto riguarda le novità del vostro gruppo, progetti nuovi, a chi lo chiedo? Uguale. Novità, adesso abbiamo un po' di concerti per quest'estate, poi verso settembre-ottobre uscirà il disco nostro, con anche il video e tutto, e poi ci saranno altre sorprese. Non voglio approfondire perché non ne sappiamo bene neanche noi. Ma il titolo del disco si sa? Sì, Black Sheep. Black Sheep? Pecora nera. Pecora nera. È una cosa che i temi del disco parlano un po' di persone che a prima vista possono sembrare dei disadattati, gente che non riesce a inserirsi nella società, però poi in realtà ti rendi conto che alla fine potrebbe essere chiunque, quindi un po' la pecora nera, siamo un po' tutti pecore nere, così. Le pecore nere nuotano? Sì, noi nuotiamo, quindi sì. E invece per quanto riguarda la ginnastica artistica, perché gli sportivi fanno anche ginnastica artistica? No, beh, lui non la faceva. Sono andato io per un po' di mesi per iniziare un po' a rimettermi un po' in forma, per fare fiato, per dare il massimo quando suoniamo poi. Sì, io sono etero. Cioè. Cosa? No, cioè che Lorenzo ha un po' di. Ha la vena dolce un po'. No, in realtà ci andavo come amorosa anche a ginnastica, andavo a controllarla, no? No, non a controllarla, però lei andava, mi ha detto guarda che figo, è divertentissimo, vieni anche te. Cioè state dicendo che la ginnastica artistica è uno sport per omosessuali, guardate che no, qua... No, scherza. No, è una battuta. Anche perché in realtà altro che omosessuali, c'era tutta gente, tutte le ragazzine, che bravo, quello che faceva Nelly, tutti che si mettevano a guardare, battegli le mani. E dopo facevano la doccia assieme. No, io non mi facevo la doccia, era inverno, vestivo, andavo via. No, io volevo iscrivere i miei figli quando li avrò a ginnastica artistica per farli diventare dei fighi pazzeschi. È giusto. Ma anche nuoto, eh. Cioè, io ho visto i ragazzini, quelli che fanno competizione, avranno 12 anni, 13, sono apertissimi. Belli spallati. Sì. Sono veramente... Non dei fisici. Ma forse è meglio nuoto, per il fisico è meglio nuoto che ginnastica, perché ginnastica magari diventi più elastico, riesci a scioglierti di più, e c'è il nuoto, metti tutti i muscoli. Come dice la nonna, lo sport completo è il nuoto. Sì, poi non me ne intendo tanto di queste robe, però da quello che ho potuto vedere su di me è meglio nuoto. E il nome quindi nasce da questa vostra passione o nasce come sfottò? Nasce prima che diventassimo sportivi, cioè quando per una vita sedentaria, per vizi che avevamo e che abbiamo deciso di recuperare un po' le forze e la dignità e abbiamo iniziato a andare a correre la mattina. E c'era della gente che ci derideva perché non eravamo credibili, anche perché eravamo accasciati, non avevamo energia. E allora abbiamo detto sì, questo gruppo che nascerà si chiamerà Gli Sportivi, proprio per prenderci in giro, perché non è. E poi nel tempo, suonando, ti rendi conto che hai bisogno di energia. Cioè, la storia mostra il rock and roll che va a braccetto con le droghe, con la vita sregolata, e in realtà non è così, cioè almeno per me non ce la farei. Devo essere sano, devo essere forte, per suonare bene e per arrivare alla fine del concerto vivo. Quindi il messaggio ai giovani saronnesi è fate sport e suonate. Sì, detto così suona malissimo, perché non cioè, le tipiche robe che uno dice ma che coglione, cioè che coglione. Vi avviso che gli Ombrosa hanno consigliato di non fumare, quindi anche no, voi dovete mandare un messaggio positivo. Sì, no, ma il messaggio positivo detto in modo così non funziona mai, cioè bisogna dirlo in modo vero, non è però difficile. Io lo dico in modo vero, cioè io ci credo veramente, bisogna curarsi, cioè fare attività.
se vuoi suonare bene devi avere forze, devi... Quindi quando scenderete dal palco sarete tranquillissimi, non sarete stanchi? Sudati, perché fradici, però belli, no, anche stanchi, perché insomma comunque bisogna dare, però una volta di più, tipo anche a me veniva il fiatone, anche una canzone l'altra mi girava la testa, forse di urlare, darci. Adesso meno, perché riesco a controllare meglio, ho fatto più fiato e tutto, ma deve essere una roba graduale anche. Io ad esempio qualche anno fa avevo deciso di smettere di bere, fumare e iniziare a fare sport tutto lo stesso giorno, e ho provato, avevo smesso di bere birra, basta, più bevute, sigarette, più fatto, e mi ero iscritto a pugilato, che c'era la palestra vicino a casa mia, tutto convinto, ho chiesto all'allenatore: ma quante volte posso venire qua? Fa: anche tutti i giorni, vieni, boh, ho iniziato ad andare tutti i giorni. Dopo una settimana mi è venuta la tendinite su tutte e due le gambe, no, fiatone, pacche, e ho dovuto smettere alla fine, sono durato pochissimo. Quindi insomma non bisogna neanche esagerare, ecco, con la salute, se no dopo uno si fa male, c'è l'effetto contrario. Bene, quindi anche non esagerate, ragazzi, a casa non copiateli così, non fate così. Esagerate con lo sport. Possiamo far vedere i bicipiti? Dai, bicipite. Alla telecamera. Facciamo un bel ingrandimento. Bicipite degli sportivi. Bicipite dall'altra parte. No, ci vuole, mostra un'altra roba. Cioè... Mostra quello che vuoi. No. Fai stretching. No, io non ho muscoli. Cioè. E allora come fai a camminare? Come va a spendere? Ah no, vabbè, cioè, ce li ho, cioè, al minimo, ma non si vedono. Cioè, al minimo necessario per muovermi, ma. No, non si vedono, no. Ok, quindi scusate, non volevo mettere in imbarazzo. No, io mi imbarazzo su queste robe, perché è una competizione tra me e lui che ha più muscoli adesso. E vince sempre lui. Sì. Muscoli. Sono come Balotelli. Giusto, domani c'è la finale. Pronostico? Ma io spero sempre che vinca l'Italia, perché anche se non sono un vero fan del calcio e degli sport così, però quando giocano loro uno tifa per forza. Cioè non avrebbe senso tifare per gli altri, quindi vince l'Italia. Vinciamo? Sì, anch'io non me ne intendo, non guardo il calcio. Però tifiamo. Però sì. Quindi vabbè. Se perdiamo sono loro che hanno gufato, no. Ricordatevelo. Avevo tanti amici spagnoli, io li voglio bene, sono contento lo stesso. Giuda, lui, il traditore. Un saluto per la nostra web TV. Vai, insieme tutti quanti. Come si chiama? Piero da Saronno. Piero da Saronno? Sì, web TV Piero da Saronno. Ciao Piero. Ciao. Grazie per l'intervista. Grazie per l'intervista e ci vediamo alla prossima. Vai. Vai. Basta, finita così. Ha già detto lui. No, dai, fai un bel volto televisivo. Ah, no, mi vergogno. Cioè, ti lascio un po'... anche il microfono, puoi improvvisare se vuoi. Cioè, ciao Piero. Che bella ciao che fa sempre. Bella, non so, bella, una cosa così. Ciao, bella. È una cosa da giovani. Bella zio. Bella zio. Bella zio. Grazie agli sportivi.